atmosfera per questi personaggi. Perché io veramente mi chiedo, no, da lettore, immagino lo faranno tra poco tutti quelli che lo cominceranno, come viene fuori un'atmosfera così? Siamo in una provincia non geolocalizzabile precisamente, no? Uno può immaginare che sia il settentrione d'Italia e sia un'eterna provincia italiana, no? Che dà il cambio a se stessa, più o meno rimanendo identica, e poi c'è questa pensione un po' della Bre, come si direbbe, no? Un po' andante, che ha una sua fascinazione che nasce anche un po' dallo squallore che emana, ma anche squallore lì, no? Vedi, è un sostantivo un po' sciocco, quando in realtà quello squallore è fatto anche di un'intimità e di una capacità di questa pensione di creare una sua comunità. Ecco, mi piacerebbe che tu ci raccontassi, se hai voglia, la visione da cui è nata la pensione di Forza, se c'è, se riesci a recuperarla nella tua mente, e poi quando hai cominciato a vedere questi personaggi, cioè faccio proprio la curiosità più basica, è arrivata prima la signora del martedino nella tua testa o è arrivato prima Zagor? No, è arrivato prima Zagor. Nasce da due cose. Una, vabbè, da un'osservazione rispetto al mondo del porno, perché io pensavo che il porno fosse finito, no, dal punto di vista del cinema porno, perché tanto c'è internet, c'è questa voce. Invece ogni ora nel mondo 2,5 milioni di persone acquistano un film porno, 2,5 milioni di persone. Quindi in realtà l'industria del porno è uno sviluppo pazzesco, solo che c'è un problema generazionale, anche un problema, come dicevi tu prima, di colore di pelle, ma quello lo lascio alla lettura del romanzo. Ma c'è una questione generazionale molto precisa, nel senso che gli attori che hanno fatto il cinema porno italiano ormai sono scalzati da una massa di giovani che sono figli della crisi, e quindi rispetto al porno hanno un atteggiamento estremamente aggressivo, sono disposti a fare qualsiasi cosa, a avere successo, eccetera, eccetera, però sono corpi che si bruciano. Questi tre personaggi sono tre corpi che hanno avuto un ruolo, una storia particolare nella loro esistenza. E quindi io sono partito da Buonamente Panzago con l'idea però di ragionare sul corpo. Mi sono chiesto, ma un corpo che viene usato per campare, cioè il proprio corpo viene usato per il reddito, no? Alla fine, cioè, dopo un po', che cosa succede? Quando ha 40 anni e si ammala, che cosa succede? Oppure quando supera i 60, come il caso del signore del Freddo, cosa succede? E poi c'è la storia del corpo della signora del martedì, che è quella storia, non so se sveleremo oppure nel corso di questa chiacchierata, è così. Quindi io sono partito dai corpi e poi sono arrivato alla pensione di Sbona. Mi è capitato, però a Torino, una sera, di finire in questi posti, no? Ero ospite di una compagnia teatrale scalcinata che mi ha piazzato in un posto così. E lì sono rimasto affascinato da questo mondo, ho detto aspetta che nel prossimo romanzo lo riproduco, infatti lo racconto. Però l'ambientazione, per la prima volta non ho ambientato un romanzo in un luogo preciso, è la prima volta. E è un nord qualsiasi, perché dall'est all'ovest di questo nord ormai non ci sono più grandi differenze, a parte la lingua locale, cioè i dialetti. Questo nord ormai si assomiglia nel bene e nel male, soprattutto nel male, nel peggio, si assomiglia moltissimo, non c'è più una grande distinzione. Per cui ho detto è un nord, no? Un nord vago, però è un nord dove... Perché c'è una differenza tra nord e sud in questo paese in termini sulla tolleranza. Per esempio, un travestito come è percepito a nord, come è percepito a Napoli, faccio un esempio, c'è una differenza enorme rispetto alla tolleranza. Il nord ha preso un po', è diventato un esperimento, un laboratorio del peggio, in questo senso. E allora per questo non è tanto. Ecco, e poi c'è, quindi abbiamo scoperto che arriva prima Zagor, che effettivamente è il primo personaggio che noi inquadriamo, e poi c'è la signora del martedì che invece dà il titolo al romanzo. Apparentemente è una cliente, come tante, una cliente di questo gigolò un po' prepensionato, perché in effetti la clientela langue,
ma ha questa caratteristica di una sorta di strana puntualità, di perfezione quasi, non nell'appuntamento, quindi questa sua attenzione a essere presente, a lasciare i soldi in un certo luogo, sempre, il martedì, nel primo pomeriggio, insomma un po' comincia a diventare qualcosa di riconoscibile nella deriva della sua vita. E poi però, come dice la voce narrante di questo libro, succede che l'attore Buonamente Fanzago un po' si innamora della signora del martedì. E questa naturalmente è l'imprevedibile, o il caso, perché hai molto insistito, battuto, diciamo, in queste primissime due occasioni pubbliche sul romanzo, su quanto, e ci torniamo ovviamente, ti sta a cuore in questo gioco, il caso, la casualità. Però tra un attimo ci arriviamo. Adesso mettiamo a fuoco la signora del martedì. Lei è il personaggio ovviamente più misterioso, perché sappiamo che ha un passato, cioè scopriamo abbastanza presto che ha un passato molto impegnativo e turbolento. Addirittura lei in realtà è stata in carcere, accusata di un omicidio, e questo ovviamente ha un riverbero pure sulla sua vita presente. Forse solo questo sarebbe poco in realtà, perché è riuscita un po' a uscire fuori da quella complicata vicenda giudiziaria attraverso l'aiuto di un avvocato in pensione, che in realtà con lei costituisce una sorta di coppia di fatto, senza che ci sia di mezzo il sesso, cosa anche abbastanza clamorosa, no? Considerando, diciamo così, l'inclinazione verso l'erotismo della sua vita almeno parallela, perché è anche un romanzo di vite parallele questo, cioè ogni personaggio ha almeno due o tre vite, e questo è interessante anche perché capirete che quello che non posso dirvi ha a che fare con personaggi che via via entrano in gioco, questo avvocato che a un certo punto, non lo so, Massimo, tu blocca sempre quando io vado oltre, ma cercherò di essere molto attento. Comunque succede che a un certo punto anche questo signor avvocato, che sostiene la signora del martedì, che l'ha aiutata, questo avvocato muore in circostanze che attivano, ecco, mi fermerei qua, l'interesse della stampa. E qui vediamo un altro personaggio molto interessante su questo. Prima ancora di ritornare al signore del martedì, ti chiedo una cosa, perché tu quando lo descrivi questo giornalista Belli, pure lui sarà abbastanza inguaiato poi a un certo punto nella vicenda, però lui sguazza nel torbido, diciamo, è un giornalista di cronaca giudiziaria o cronaca nera, che trova assolutamente affascinante l'idea di buttarsi a pesce nel passato, nei trascorsi di questa povera signora del martedì, che aveva cercato anche un po' di redimersi rispetto, no, all'immagine che di lei appunto la stampa a suo tempo aveva dato. Come lo presenta Massimo Carlotti, Carlotto, questo giornalista Belli? Vi leggo proprio le sue...